Ciao ragazzi, posizione strana. Benvenuti sul mio canale, questo è un video di come pulisco io i miei pennelli. Visto che mi è stato richiesto, volevo farvi vedere come lo faccio e quindi lo faccio in bagno perché andremo a usare l'acqua. Questo oggi sono andata dalla parrucchiera, questo è il mio taglio, scusate il vestito ma sono in casa, si sta bene così e niente, e queste invece sono le mie nuove unghiette che ho fatto ieri sera. Vi piacciono? Se vi piacciono mettete un commentino sotto il canale e anche il taglio. Mi piace questa storia della frangetta spostata nei lati, ma è troppo parrucchiera che va tanto di moda, e così gli ho dato un bel taglio di modo che almeno crescono più sani, visto che comunque adesso non mi faccio più bionda, mi piacciono. E niente ragazzi, partiamo con il video e vi parlo subito di questo prodottino qui. Questo qui l'ho preso su eBay, l'ho pagato su un euro e qualcosa, ed è praticamente, si chiama Brushing, però tanti lo chiamano uovo appunto per la sua forma. Ha delle setole in silicone, è tutto fatto in silicone, e ha delle setole dritte così in silicone, in orizzontale, e poi qui ha dei pallini in silicone che serve per, penso, entrare meglio nelle setole del pennello. Adesso vi faccio vedere come funziona con questo prodottino. Allora, prendiamo innanzitutto un pennello sporco, vedete, di terra, di cipria, penso terra. Allora, ci vediamo dopo, ciao! Tanto faccio vedere. Allora, apro l'acqua e prendo il pennellino, lo bagno, e gli metto sopra un po' di sapone. Andrebbe il sapone di Marsiglia, ragazze, però io, che è un po' più delicato, però io uso quello delle mani. Vado semplicemente a roteare il pennello su questo uovo. Dicevo, passo appunto così il mio pennello. Lo passo un po' fino a quando non vedo che le setole sono diventate pulite. Sciacquo il mio uovo, diciamo, chiamiamolo così, e vado a ripassarle. Vado a lavare il pennello. Lo strizzo un attimino con le mani, lo vado a sbattere così. Ed ecco ragazzi, il mio pennello è pulitissimo. Le setole sono tornate bianche e il pennello è lavato. Non è un metodo aggressivo, pulisce bene i pennelli, soprattutto dalle polveri. E questo è il primo metodo che vi faccio vedere per come faccio io a pulire i miei pennelli. Secondo metodo, questo è un pennello usato con le creme, che sia correttore, che sia base occhi e tutto. Prendo una velina, scusatemi, ho lasciato indietro la cosa principale, che è questo, che è il brush cleanser di Kiko, praticamente quello per pulire i pennelli, insomma. E questo qui è perfettissimo per i prodotti in crema. Io lo vado a spruzzare sulla testa del pennello, così il prodotto mi penetra meglio nel pennello. Lo lascio agire qualche secondo e poi sulla velina lo vado a girare. Sto attenta perché faccio lentamente, non è che premo troppo. Già questo qua è un pennello che mi perde abbastanza setole, e quindi questo veramente sgrassa un sacco. Però vedete, era talmente sporco che è ancora leggermente sporchino, quindi andrò a spruzzare su ancora un po' di prodotto di Kiko
Questo sgrassa veramente perfettamente, guardate. Sembra pulito, ma gira e rigira è sempre sporco, nel senso che eccolo qua. Vedete quando il pennello è pulito, perché a furia di passarlo, adesso lo rispruzzo, così, lo rispruzzo e pulisco il pennello. Ecco, adesso non viene più giù niente, quindi vuol dire che il mio pennello, cioè non lascia più il colore, scusate, quindi vuol dire che il mio pennello è pulito. Guardate, sono tornate setole bianche, non ha più traccia, e in più questo, essendo che ha dentro l'alcol, così disinfetta. Allora, io in teoria per pulire i pennelli comunque li lascio un po' in ammollo nel lavandino con nel lavandino con un po' di acqua e sapone, di modo che anche quando uso l'uovo è ancora più delicato, perché passo veramente velocemente. E niente ragazze, questo è il mio metodo, sono i due metodi che io uso per pulire i pennelli, questo uovo qua e il prodotto qua di Kiko. Spero di esservi stata utile, se il video vi è piaciuto, scusate un po' la posizione, ma è scomodo fare un video davanti al lavandino non avendo il cavalletto. E poi comunque vabbè, sul lavandino è difficile mettere un cavalletto. E niente ragazzi, spero che questo video vi possa essere stato utile. Se vi è stato utile, mettete un pollice in su. C'è mio figlio che fa casino, vi saluto, un bacio, ciao ragazze.